come al solito qui il caos regna sovrano, ma vi dirò, sono diventata più brava, infatti anche se voi direte c'è un bordello, meno bordello di quello a cui comunque siamo stati abituati, no, però comunque lo dobbiamo sistemare anche perché da oggi o in generale, ma sì da oggi, dato che è un lunedì, partirà questo nuovo progetto, progetto che ho inventato io, di glow up, perché regà, qua c'è bisogno di fare un po' una roba. Oddio, cosa fai? Abbiamo un nuovo inquilino. La Mati non è molto felice di questa nuova presenza casalinga. Lui è Geronimo Stilton, chiamato così perché ha una coda assolutamente non proporzionata al suo corpo, quindi ricorda un topo. Sono un tipo, anzi un topo. Però lo chiamiamo Gino perché Geronimo è troppo lungo. Ve lo presento. Saluta. In questi mesi, dopo l'intervento eccetera eccetera, di cui vi ho parlato principalmente su Instagram, perché qua su YouTube non me la sentivo molto, dopo l'intervento è stato un periodo in cui proprio mi sono un po' presa cura di me stessa da tanti punti di vista. Questa è la nostra scarpiera, come vedete è stata ridotta così da questo personaggio, che adesso vi sembra molto calmo, ma in realtà vabbè, ignorate questa roba. Comunque, sì, vorrei affrontare il tutto con più positività perché, appunto, è stato un periodo in cui mi sono presa un po' più cura di me stessa, sia a livello fisico che mentale. E quindi mi sento un po' in una nuova fase della mia vita. E mi mancava anche un po' YouTube, devo essere sincera. YouTube è sempre stato il mio posto del cuore nei periodi un po' bui. E dato che questo non è un periodo buio, ma è un periodo di grossi cambiamenti di cose, quindi non lo so, sento di aver bisogno della mia cosa comfort e YouTube è la mia cosa comfort. Quindi, ciao, eccoci qua. Cosa faremo oggi? Sistemeremo la mia cameretta. So che la cosa non vi stupirà. Poi faremo anche delle altre cose divertenti, tipo io volevo andare da Risparmio Casa perché ho scoperto che c'è anche qui, in quel di Milano. Cioè, in realtà è più vicino a Monza che a Milano, ma non importa, perché ora ho la patente e quindi posso guidare. Ma prima di tutto sistemiamo qua, cioè almeno diamo una parvenza di... Da, giuro che adesso guarderò qui, quindi adesso puliamo e sistemiamo e diamo una parvenza di normalità. Yay. Deficiente. No, povera tu, piccolina. No. Ah, raga, a proposito, Flavietto sta da Dio. Guardate, ha fatto anche un sacco di... No, non lo vedrete mai. Però ha fatto un sacco di nuove foglie. E qui abbiamo il povero Peppi. Allora, non so se percepite queste micro cosine verdine. Sono nuovi germogli. Purtroppo è stata ridotta così da lei. Assassina di piante. Questa non la tocca, neanche la guarda. Proprio non gli frega niente. Questa, cioè, è la sua cosa preferita. Non so per quale motivo, ma è ossessionata. Ogni volta che c'è una nuova foglia, la deve staccare. Comunque, speriamo che i mini germogli crescano. Thank you.
Salve amici, in realtà è passato un sacco di tempo. Ops. Io faccio così, mi distraggo 2 minuti e poi va così. Continuo a guardare Gesù, non imparerò mai a fare questa cosa. Vabbè, non importa. Comunque, oggi è domenica, domani, che è lunedì, ho una riunione con quelli del volontariato. Sto facendo volontariato con questa associazione che praticamente si occupa di distribuire cibo a chi ha bisogno di cibo. Distribuiscono anche altre cose, vestiti, cose per l'igiene, però principalmente pasti caldi. È un'associazione vegana, quindi tutti i pasti che preparano sono vegani. E quindi domani c'è una riunione e non posso andare a mani vuote e quindi sto preparando dei biscotti. E siccome è autunno, ho pensato, perché non fare dei biscotti alla zucca? Qua ho preparato tutte le cose che mi servono. Questo sembra detersivo, ma giuro, è solo olio di semi. E nel frattempo qui abbiamo streghe. Sto riguardando streghe perché è autunno sempre, per lo stesso motivo. Troppo bello, raga, mi piace un sacco. Questi vibes così anni 90, è bellissimo. Prima cosa che dobbiamo fare è tagliare a pezzettini ancora più piccoli questa zucca qua, metterla a cuocere in modo che si ammolli perché dobbiamo fare la purea. Allora, secondo me sono venuti e sono molto carini. Alcuni devono ancora raffreddarsi. Sono proprio venuti bellini. Cioè, bellini adesso è una parola grossa, però.